l'assessore alla cultura regionale del Piemonte, anche lei qui oggi per sostenere questa importante opera. Sì, intanto no, perché noi abbiamo, io ho anche la delega al turismo, quindi i collegamenti internazionali mi stanno particolarmente a cuore. Non credo io un Piemonte isolato, credo che in tutto il mondo stanno lavorando a creare delle infrastrutture sulle rotaie, non capisco perché noi non lo possiamo fare. L'analisi dei costi ha bocciato, per esempio. Ma non è questo, se avesse dovuto ragionare così Cavour non avrebbe mai fatto il tunnel del Frejus. L'importanza di questa opera, assessore? L'importanza per il Piemonte, di non isolare il Piemonte, ma comunque è importante per tutto il nord Italia, insomma è un asse di collegamento che ci lega alla Francia e alla Spagna, insomma fondamentale. Quest'oggi abbiamo la solidarietà di molti sindaci. Perché tutti si rendono conto di questa dell'importanza, ma veramente credo che questa contrarietà alle grandi opere sia veramente, tra l'altro darebbero lavoro, c'è una posizione che guarda indietro e non davanti. Importante essere in piazza oggi. È importante per ricordare che il governo adesso ha la responsabilità di decidere, non ci sono più alibi, l'analisi costi-benefici è stata presentata, sia completata, Toninelli ha detto entro gennaio deciderà, è veramente la settima volta che dice entro qualcosa deciderò, speriamo che sia la volta buona e di conseguenza noi agiremo. Qual è l'appello di questa piazza al governo? Quindi? È sempre Torino. Ma l'appello di questa piazza ne parleranno le organizzatrici e gli organizzatori. Io da parte mia il mio appello è al governo, decida e decida in fretta, perché se sarà un sì, allora l'opera andrà avanti e questa comunità avrà vinto. Se sarà un no, per quel che mi riguarda, chiederò al Consiglio regionale del Piemonte di trovare le modalità con la consultazione popolare di far pronunciare i piemontesi, in modo che emerga qual è la volontà politica dei piemontesi. Tenendo conto, signori, che qui stiamo facendo una discussione che ha dei tratti surreali, sembra di leggere un romanzo di Kafka, perché noi stiamo parlando di un'opera che si sta realizzando. A ieri mi hanno telefonato e mi hanno detto che sono stati scavati ieri alle ore 13 6 km e 100 metri di tunnel, di base, quello già con i conci alle pareti, con il posto per i binari su cui poggiare i binari, e stiamo parlando di un'opera finanziata, quindi di cosa stiamo parlando? E stiamo parlando di un treno, cioè di un treno e di un tunnel che devono sostituire un treno e un tunnel fatti nel 1871. Cioè, se non è Kafka questo, che cos'è Kafka? Valuto l'azione della classe dirigente di governo, che è grillina della Lega, come la prosecuzione della campagna elettorale con altri mezzi. Invece, quando si governa, c'è un momento in cui la campagna elettorale finisce e bisogna decidere delle politiche. Ripeto quello che ho detto prima, il collegamento Torino-Lione è un'opera che si sta realizzando, che è finanziata, che ha costi che sono meno della metà di quello che dicono i grillini, che non sanno in questo caso almeno di cosa parlano, e basta non fare nulla e l'opera si sta realizzando. Cioè, io vorrei che questo si ricordasse, cioè, è un treno, non è un mostro, non c'è l'invasione dalla galassia della Terra con dei mostri extraterrestri, stiamo parlando di un treno, è quel treno che prendono centinaia di migliaia di giovani, di anziani, tutti i giorni che partono da Porta Susa, vanno a Milano, Bologna, cioè è lo stesso treno, fra Firenze e Bologna ci sono più chilometri di gallerie di quelle che ci sono, di quella che si farà fra Torino e Lione, stiamo parlando di sostituire un tunnel e una ferrovia fatta a metà dell'Ottocento, quindi è in corso, si sta realizzando, ripeto, di cosa stiamo parlando? Cioè, una classe dirigente dovrebbe soltanto dire si vada avanti e ringraziare i governi precedenti che l'hanno finanziata, anche perché io ho visto ieri i dati della produzione industriale e bisogna sapere che altro che far aumentare il prodotto interno lordo per ridurre il deficit, qui se va avanti così ci troveremo con il prodotto interno lordo che ha segno negativo e quindi almeno non si fermino le opere in corso che sono anche investimenti e lavoro. A Saint-Martin-la-Porte stanno lavorando 450 persone. Io vorrei che questi numeri se li mettessero in testa, senza quelli che lavorano nell'indotto, 450 persone che lavorano su tre turni per andare avanti nei lavori.